Buonasera e ben arrivati. Io sono Fabio Beltram, sono in questo momento il direttore della Scuola Normale e quindi ho il piacere di darvi il benvenuto qui alla scuola. Questa per la scuola è un po' un ritorno alle origini, come sapete. Per lungo tempo la Scuola Normale non ha contribuito a un rapporto con gli insegnanti delle scuole italiane, dopo aver avuto come mandato alla sua fondazione quello di formare gli insegnanti per le scuole dell'impero allora. Di questo abbiamo perso memoria per qualche tempo, ma l'abbiamo ritrovata in tempi recenti e questo è dovuto anche al Presidente dell'Accademia dei Lincei, che ha fortissimamente voluto l'iniziativa nella quale siamo tutti quanti coinvolti, e di questo ringrazio Lamberto Maffei. Abbiamo condiviso questo percorso e stiamo cercando di contribuire con le attività qui sul Polo Pisano. Come sapete le attività sono concentrate su tre direttrici dal punto di vista disciplinare: la matematica, le scienze naturali e appunto le lettere, e questo è il progetto iniziale a livello dell'Accademia al quale noi contribuiamo. Contribuiamo ospitandovi in questa sala, che è una bella sala, si chiama Sala Azzurra come per ovvi motivi, e ospita un archivio molto interessante, l'archivio depositato qui dalla famiglia Salviati. Sono principalmente documenti che riguardano l'economia, i Salviati erano banchieri, e l'archivio continua nelle altre sale adiacenti. In mezzo a questi faldoni, qualcuno di voi noterà, non durante le relazioni, ma separatamente, delle presenze straniere che non fanno parte dell'archivio. Ci sono delle contaminazioni di arte contemporanea anche all'interno dell'archivio, come visibilmente alle pareti e anche all'esterno, che sono un segno di come la Scuola Normale voglia essere sempre più contemporaneamente nel passato, ma anche e soprattutto nel presente, guardando attentamente al futuro. È proprio con questo spirito che noi partecipiamo a questa iniziativa. C'è, e approfitto se Giuseppina Barsacchi, che è qui a plenipotenziaria per l'Accademia dei Lincei, se me lo lascia fare, c'è anche un'altra cosa che la scuola promuove, che può essere di vostro interesse, anche se non direttamente personale per il vostro tipo di attività, ma è un programma di, come si chiama oggi, outreach, mi usare l'inglese per qualche motivo, di divulgazione comunque, per la cultura scientifica, che riguarda proprio le scuole, in particolare le scuole dell'area di Pisa. Si chiama VIS, come Virtual Immersion in Science, oltre che VIS, vabbè, se vogliamo potremmo anche pensare al latino, ma non credo che sia stata pensata così, perché l'acronimo l'ha pensato un cosmologo che aveva altro in testa. Se guardate sul nostro sito, guardate su vis.sns.it in particolare, vedete che ci sono delle attività di interesse per i vostri allievi e forse anche per voi, anche con delle opzioni di esperienza diretta di realtà virtuale, per esempio anche in campo dell'archeologia, che potrebbero essere divertenti per i vostri allievi e potrebbero essere strumenti didattici interessanti anche per voi. Sul sito potete trovare i programmi, le iniziative, prenotare le visite al nostro centro di realtà virtuale che sta in questo palazzo all'ultimo piano. Detto questo, vi auguro buon lavoro, spero che anche questo ciclo abbia la fortuna che hanno avuto gli altri cicli che sono stati tenuti in questa sala in quest'anno, e passo la parola, ringraziandola, a Giuseppina Barsacchi, che rappresenta l'Accademia dei Lincei. Bene. Io porto il saluto e l'augurio dell'Accademia dei Lincei, quindi del Presidente, professor Lamberto Maffei, che è poi
a Pisa, in realtà, che come diceva il professor Beltram, ha fortemente voluto questa iniziativa, che è stata però condivisa da tutta l'Accademia, e quindi diversi colleghi dell'Accademia anche, in particolare le persone di lettere, diciamo, portano il mi hanno incaricato di portarvi il loro saluto. Siamo molto felici di inaugurare l'iniziativa per le lettere, che mancava veramente a questo nostro progetto di sostenere le scuole, scuola primaria, scuole secondarie, progetto a comune tra l'Accademia e il Ministero, e che in Pisa trova il sostegno della Scuola Normale Superiore, che pure è parte di questo progetto. Una preziosa ospitalità, di cui ringrazio il professor Beltram e con lui tutto il personale della Scuola Normale, che ci aiuta in vari e diversi modi, personale sempre competente e gentile, e approfitto di questa occasione per ringraziare ciascuno di loro. Ora inizia questo processo, diciamo, con la prima relazione del professor Franceschini. Io approfitto anch'io per presentarmi, vengo in realtà dalla biologia, vi darò poi il mio indirizzo di posta elettronica, perché desideriamo avere un riscontro, i vostri pareri, i vostri suggerimenti, in modo da poter attraverso di voi sostenere l'insegnamento negli ordini di scuola che direttamente non frequentiamo. E perciò qualsiasi vostra idea, suggerimento, proposta, critica sarà ben accetta, e ve la chiediamo di cuore. Ora, dicevo, io provengo dalla biologia e ancora in parte appartengo alla biologia, e quindi permettetemi di leggere un paio di righe che sono comprese nelle motivazioni dell'Accademia dei Lincei, motivazioni con cui è stata intrapresa quest'opera a sostegno dell'insegnamento nelle scuole su scala nazionale. Ripeto, noi siamo particolarmente privilegiati in Pisa perché siamo ospitati qua in una istituzione ricca per cultura, per conoscenze, competenze, e ora uso un termine un pochino abusato di questi tempi, per bellezza anche, termine abusato forse perché di bellezza abbiamo tanto bisogno, perciò la apprezziamo particolarmente. Dicevo, vi leggo due righe delle motivazioni con cui l'Accademia dei Lincei ha intrapreso e intende proseguire con determinazione e decisione su questa via, e forse sono due righe che io sento mia, appunto, per la mia appartenenza alle scienze, ma per questo ci interessa molto avere questi tre settori, matematica, scienze naturali e italiano, insieme in questa iniziativa, e lavorare nelle scuole in questi tre settori, possibilmente non disgiunti. Quindi in prospettiva cercheremo di pensare a come lavorare in modo integrato su queste tre linee. Bene, le poche righe sono queste. L'iniziativa intrapresa dall'Accademia dei Lincei, ecco, tende ad avere, questo lo dico io, un uso più consapevole e rigoroso della lingua italiana, che consenta non solo di organizzare e comunicare più efficacemente il proprio pensiero, ma anche specificamente di favorire la comprensione delle materie scientifiche. La comprensione delle informazioni scientifiche e il loro impatto sulla vita e sui modelli di vita
sono essenziali per uno sviluppo armonico della società che contempli una valorizzazione delle conoscenze e dei prodotti nati dalla scienza e dalla tecnologia, e non, e questo mi pare il punto importante, e non una loro prevaricazione o rifiuto, e corriamo entrambi i rischi, chiaramente. La potenza della scienza e delle tecnologie attuali è fortissima, la conosciamo bene, quindi la prevaricazione è possibile, ma anche un rifiuto irrazionale e non argomentato e non consapevole, anche questo è possibile, anche questo lo sperimentiamo quotidianamente. E naturalmente c'è anche una attività che ha valore in se stessa, tant'è vero che questa premessa al lavoro dell'Accademia nella didattica si conclude, vi risparmio tutto il resto perché non voglio rubare troppo tempo al vero lavoro, si conclude dicendo, come si sa, attività mentale e attività linguistica sono correlate intimamente. E con questo tutti i nostri auguri per questo lavoro, un ringraziamento alla professoressa Roberta Cella per la cura e l'attenzione con cui ha organizzato questo programma e naturalmente a tutte le altre persone che sono coinvolte nell'organizzazione e nell'iniziativa, ai relatori, e do subito la parola al professor Franceschini, che è il primo dei relatori. Grazie a voi, avremo modo di conoscerci meglio. È sempre un motivo di effettiva emozione per chi ha studiato in queste stanze, in questa bella allora come biblioteca e splendida adesso come archivio e stanza di riunione, è sempre un motivo di emozione trovarsi qui in un ruolo di insegnamento, di docenza, ma direi in un caso come questo di lavoro comune, perché questo pomeriggio e gli altri che seguiranno sono stati non a caso strutturati in lezioni e laboratori, e lo stesso momento della lezione inaugurale vorrebbe essere uno spazio di discussione più che uno spazio di presentazione paludata ed erudita di argomenti. Un po' per questo, un po' sull'onda del titolo suggerito da Leila Corsi per questo primo pomeriggio, scrivere con le parole, vi propongo nella fase iniziale di questo intervento un'esperienza didattica che ho compiuto con due classi di studenti delle scuole medie superiori, precisamente nella zona di Massa, e che appunto tratta uno dei temi che è al centro dell'attenzione, della vita materiale di tanti di quei giovani ragazzi e ragazze che popolano le nostre scuole. Messaggini, ripeto, questo è un preambolo ma già aprirà qualche squarcio sui temi del lessico e della semantica che poi tratteremo più propriamente. Per noi, noi insegnanti, noi gente di scuola e dell'università, la parola testo è una delle parole più sacre, una parola che, come tante altre del lessico intellettuale e astratto del latino, ha una base materiale, perché non è altro che la parola latina per tessuto, participio del verbo texo, e che per noi è testo in quanto espressione letteraria, testo in quanto oggetto di studi filologici, testo in quanto oggetto di studi di linguistica testuale, lavoro sui testi, quante volte lo diciamo nelle scuole. Ebbene, sul piano globale, questa parola così sacra per i nostri studi è stata erosa e quasi divorata dal mondo della comunicazione di oggi.
tutte le grandi lingue europee condividono questa parola in forme leggermente variate sul piano grafico, ma negli ultimi decenni testo, in tutte le accezioni che cui accennavo brevemente, è stato piegato a esattamente l'SMS. Se si guarda, in questo come in altri casi particolari saranno nelle diapositive, io argomento in maniera un po' sbrigativa perché il tempo è breve, praticamente uno dei verbi principali in inglese per dire mandare messaggini è to text. In francese texto significa messaggino SMS e anche in tedesco texten, che entrò in tedesco col senso di scrivere testi per canzoni, significa mandare dei messaggini. I sacri testi, ridotti in un uso che statisticamente ha, diciamo, un'incidenza notevole, ridotti allo spazio di questi pochi caratteri. Ma rispetto alle altre lingue europee, dove la parola testo è stata divorata dallo smessaggiamento, nel caso dell'italiano abbiamo una situazione un po' diversa. Forse accanto a SMS, l'acrostico che conosciamo, il termine messaggino è quello più usato a tanti livelli, giovanili e non solo, e forma una galassia che qui vi presento con telefonino, squillino, faccina per smile, emoticon, pennina per penna USB, chiavetta, in questo caso il suffisso varia leggermente, computerino per computer portatile, melino per chi lo usa, io l'ho sentito usare, per messaggio di posta elettronica. Diceva Domenico Mario Manni, un grande linguista dei secoli passati, mentre si discuteva sul genio delle lingue, sulle particolarità dell'italiano, che dal punto di vista del francese venivano un po' disprezzate, che l'italiano gode di qualcosa che francese, inglese, tedesco non hanno: la copia immensa di diminutivi, di vezzeggiativi che rendono il parlare nostro abbondevole. Ebbene, sapete che in Francia c'è un'azione forte di risposta alla invasione degli anglismi con la creazione di nuove parole di base francese. Courriel, che è stato coniato nel Quebec del 90 da courrier più électronique, posta elettronica, clavardage, clavier, che è la tastiera, più bavardage per chat. Bene, in qualche modo questi francesismi rincorrono l'inglese. Noi abbiamo formato questa civilizzazione del telefonino sulla base del suffisso ino, che è un po' una bandiera dell'italianità. Ma rispetto al mondo comunicativo, alla sapienza, alle conoscenze linguistiche dei giovani, quali sono gli effetti della civilizzazione del telefonino? Qui, diciamo, le scuole di pensiero si diversificano. Da molte parti si dice che l'uso e l'abuso dei messaggini comprime le capacità comunicative e impoverisce i codici comunicativi dei giovani. Certi linguisti italiani e linguiste italiane che qui vi cito la pensano diversamente. Si dice che con le chat lines, le mail, i messaggini telefonici, lo scritto, che era stato quasi espulso dall'universo comunicativo giovanile, ha ripreso una posizione centrale. E dice Cortelazzo, che è uno degli studiosi più vivaci su questo terreno, che oltre che sviluppare la creatività, la capacità di sintesi, questo mondo mediatico, questa nuova testualità scritta, rilancia la scrittura ideografica. Bene, allora io anche qui do solo dei titoli, però questo che vi propongo non è un'analisi scientifica, è una proposta didattica fatta a degli studenti, e quindi ha certamente dei limiti dal punto di vista anzitutto della competenza di chi vi parla rispetto alle cose di cui vi parlo, ma vuole essere un invito a considerare quello che tanti insegnanti considerano un problema, cioè
l'uso e l'abuso dei messaggini, come, per usare un espediente retorico che spesso si usa, come una possibile soluzione del problema, cioè riflettere su questo tipo di codice comunicativo. E siccome anche Cortellaccio parlava di scrittura ideografica, chi meglio degli antichi egizi ci può spiegare la faccenda? Quindi i geroglifici, i segni degli antichi egizi avevano sostanzialmente, ci dicono coloro che hanno studiato questa materia, tre funzioni. Quello di parola icona: se prendete il secondo segno dell'alfabeto, il primo è un toro, il secondo è una struttura quadrangolare con un'apertura, questo è il geroglifico per casa, quello che poi è diventato la seconda lettera del nostro alfabeto. Quindi questo geroglifico voleva dire casa, ma avendo un suono tipo peri, rappresentava questo insieme di suoni anche in parole omofone. Quindi c'era già un principio di astrazione. Sul piano dell'immagine sonora e sul piano dell'immagine semantica, perché questo geroglifico serviva per disambiguare, diciamo, dando la nozione semantica e concettuale di casa, altre parole e altri omofoni. E poi naturalmente, diciamo, le civiltà mediterranee sono andate avanti su questo percorso e diciamo, quelle che erano immagini, prendiamo il caso dell'occhio, per l'appunto l'occhio è ben chiaro, no? È un occhio che viene stilizzato poi in quello che sarà la nostra O, cioè un tondo con un puntino nel mezzo, nelle lingue semitiche, Ain è la parola per occhio, ed è allo stesso tempo la cosa, la lettera e il suono. L'iniziale delle parole più comuni rappresentate da questi segni è diventata la lettera dell'alfabeto, che però a livello delle lingue semitiche era un alfabeto solo consonantico. Aleph è la prima lettera dell'alfabeto, è una consonante, così come Ain è una consonante. E poi le civiltà greca, anzitutto, a seguito latina e quelle europee, sono andate avanti su un percorso diverso. Allora, per chiudere questo preambolo, il punto è che possiamo utilizzare, questa è un po' la proposta, il tema di discussione, una riflessione sul linguaggio dei telefonini per riflettere sulla storia della scrittura. Scrivere con le parole, ma come si scrivono e che senso hanno le parole? Ebbene, credo che si possa dire a ragion veduta, no? Come semplice provocazione, che il linguaggio dei telefonini e dei messaggini, diciamo, ripercorre nelle proprie regole di funzionamento interno alcune delle tappe fondamentali che l'umanità ha percorso per mettere a punto vari sistemi di scrittura, perché, diciamo, la faccina è in effetti un ideogramma che esprime la cosa, ma che può essere usato anche come categorizzatore semantico retorico. PPR divertente faccina, proprio divertente. Se la faccina è allegra, è in senso proprio. Se la faccina è triste, proprio divertente, è un disastro. Quindi il principio di funzionamento e i principi di astrazione sono questi, così come naturalmente il passo fatto dalle civiltà mediterranee successivo al sistema ideografico egiziano, che già aveva principi di astrazione, è quello di usare dei caratteri che sono associati a un'immagine sonora per evocare questa immagine sonora. E quindi il segno di 4 in inglese, essendo for 4 omofono di for per, significa per. Il segno di 2, to, significa anche tu, e via seguitando. Il segno di addizione in italiano significa più, il segno di moltiplicazione significa per, e in francese si può avere quoi de neuf, scritto come vedete, qua KOI, il segno di 2 e il segno di 9. Praticamente i principi sono questi e, diciamo,
Abbiamo esempi di scrittura consonantica comunissimi, CMQ, SMPR, GRZ per grazie, e non c'è da menare scandalo, credo, da questo, perché se magari si va anche a New York e si vede tante scritte dove per rafforzare, non indebolire l'immagine, troviamo parole scritte con le sole consonanti. Questo è il principio comune di grandi civiltà anche al giorno d'oggi, come tutti i paesi arabi e la stessa civiltà ebraica. Quindi quello su cui volevo argomentare è proprio che un tema discusso, ripeto, ricordando quel pomeriggio, un pomeriggio come questo nel quale ci trovammo a massa con 60-70 ragazzi e una quindicina di insegnanti, da parte di molti di questi insegnanti il problema del messaggino come laccio che rischiava di strangolare la capacità espressiva dei ragazzi, vi garantisco che era un problema molto sentito. Però allora provai a rovesciare la cosa nei termini stessi che vi propongo adesso, nel senso che una realtà che è parte viva dell'esperienza dei, virgolette, nostri ragazzi, perché si può calcolare quanto tempo della giornata è passato smessaggiando, può offrire il terreno per una riflessione di tipo metalinguistico importante. E allora quella che sembra una povertà del messaggino è anche una ricchezza, perché ripropone modalità di formazione delle parole che le civiltà, diciamo, occidentali, mediterranee, greca, latina e poi occidentali, avevano abbandonato. Ma a questo punto vorrei qui chiudere, però come facciamo a chiudere? SOS? Esc. Andiamo a cercare in alto a sinistra. Eccoci. Perfetto. Vuoi cambiare file? Vorrei cambiare file, ed eccolo qua. E qui veniamo a quello che era il tema, diciamo, della... il tema più proprio del pomeriggio di oggi. Parole come lessico, dizionario, vocabolario sono parole importantissime, al pari di testo, no? Nella nostra cultura, risalgono a radici indoeuropee molto importanti e fanno parte del nostro lavoro nella scuola, nell'università, quotidiano. Allora io voglio parlare in particolare, questo è l'approccio che ho scelto, del tema impostato da una personalità che è certamente centrale nella seconda metà del XX secolo in Italia e direi anche in Europa, De Mauro, personalità centrale in quanto studioso di prima grandezza di linguistica generale e linguistica italiana, protagonista di grandi imprese lessicografiche, di queste in particolare parleremo, ma anche animatore di tante esperienze didattiche, associazioni di insegnanti dal basso e alla fine persino ministro della pubblica istruzione, per cui diciamo che ha vestito un po' tutti i panni possibili nel teatro delle figure delle quali ci occupiamo. Bene, una delle grandi imprese lessicografiche, ma anche educative, perché il punto della costruzione del vocabolario è anche un punto di intervento nella scuola, nasce programmaticamente così, è la riflessione sul vocabolario di base dell'italiano e la costruzione di dizionari su questa base. Dizionari tra i quali il più importante, il grande dizionario italiano dell'uso, che è lo strumento lessicografico più potente di cui disponiamo, 6 volumi UTET grande formato o diciamo formato supporto digitale su chiavetta,
Però i principi ispiratori e il succo di questa opera in più volumi è anche nel dizionario monovolume che uscì nello stesso anno, 2000, un anno ovviamente cruciale, passaggio di secolo e di millennio. E allora il tema è il vocabolario di base. Cito e vi propongo proprio le definizioni che in un bel riquadro alla parola vocabolario il dizionario di De Mauro dà. Insieme dei vocaboli noto a tutte le persone di una comunità linguistica, indipendentemente dalla loro professione e con grado di istruzione, pare alla scuola di base. Quindi, De Mauro, lo vedremo più avanti, attraverso molte discussioni anche con gli insegnanti, con operatori culturali e con studiosi, giunto alla conclusione che in uscita dalla scuola di base ragazzi e ragazze dovrebbero padroneggiare pienamente il VDB, il vocabolario di base dell'italiano, e in più dominare settori lessicali specialistici legati a diciamo la matematica, la storia, le scienze, alcuni aspetti disciplinari della scuola. Sempre il riquadro nel vocabolario di cui parliamo ci dice che il vocabolario di base consta di circa 7.000 parole, consiste in circa 7.000 parole suddivise in tre categorie: un vocabolario fondamentale, circa 2.000 parole, le più frequenti, tanto che si dice ogni discorso o testo col quale abbiamo a che fare in italiano, ma corrispettivamente la situazione è la stessa in altre lingue, per il 90% circa della sua estensione è fatto da repliche di queste 2.000 parole. Un'altra categoria è l'alto uso, alta frequenza, simbolo AU, circa 3.000 parole note a quanti hanno un'istruzione pari a 7-8 anni di scuola. Quindi vocabolario di base è l'indispensabile per una persona per vivere civilmente, umanamente, tranquillamente in Italia. L'alto uso deve essere dominato, corrisponde a un percorso di 7-8 anni di scuola. 5.000 parole più 2.000 che vengono definite come parole raramente adoperate in testi scritti o anche nel parlato, ma percepite dai parlanti come frequenti al pari di quelle fondamentali o ad alto uso. Questa definizione così presentata può apparire una definizione a priori, ma invece è una definizione a posteriori sulla base di un lavoro che partì insieme al lessico di frequenza della lingua italiana contemporanea prodotto, e qui abbiamo tessuto le lodi della scuola normale, ma l'Università di Pisa, la città di Pisa, è stato un po' l'alveo della prima grande impresa di linguistica computazionale italiana, che è stata la costruzione di questo lessico di frequenza. Tagliavini, Carlo Tagliavini, un grande linguista, Zampolli è stato un po' il padre della linguistica computazionale in Italia, in tempi nei quali, alcuni di voi temo lo ricorderanno, quelle che si chiamano calcolatrici, all'epoca era femminile questa parola, occupava una stanza, perché le prime calcolatrici elettroniche operavano con schede perforate e quindi facevano centinaia di metri di cartoncini bucherellati che venivano prodotti da macchinoni che occupavano una stanza. A quei tempi là, quando sotto anche la spinta dell'IBM, dell'Università di Pisa, si creò questo primo CNUCE, centro di calcolo elettronico, si produsse questo lessico italiano di frequenza. In pratica si formò un campione di 500.000 occorrenze di parole tratte da una serie di testi, teatro, romanzi, cinema, cioè copioni cinematografici, periodici, sussidiari, testi scolastici. Testi che hanno come tempo i limiti del 1947-1968, cioè diciamo il cuore del XX secolo, e che volevano raggiungere attraverso testi scritti, perché di questi si parla, anche la dimensione del parlato, perché i copioni cinematografici o anche il teatro, testi teatrali,
pur essendo testi scritti, aprivano la via a una dimensione del parlato. Se si va a vedere la diapositiva illeggibile, ma le prime 40 entrate lessicali, le parole che all'epoca furono calcolate più, come più frequenti in Italia sono il, di, egli, a, essere, e, uno, in, che, non, essere, io, avere, da, che fare, eccetera, eccetera. Oggi, diciamo, disponiamo di corpora di italiano scritto e parlato molto più potenti, disponibili online, sondabili, interrogabili, manipolabili con tecniche estremamente raffinate, ma il vocabolario di base di De Mauro fu formato sulla base del lessico italiano di frequenza. Quindi il lessico fondamentale viene generato automaticamente, sono in effetti le 2000 parole più frequenti che quel corpus formato in quel modo che sinteticamente ho detto hanno prodotto. Queste sarebbe evidentemente di, a, essere, avere, per. Si capisce che in italiano, come corrispettivamente in altre lingue, questo basic Italian, questo lessico fondamentale, costituisce 80, 90, 75, il grosso di qualsiasi testo in qualsiasi disciplina. Le successive 3000 parole per ordine di frequenza andarono a formare il vocabolario chiamato di alto uso. Però a quel punto, diciamo, il macchinone, le calcolatrici femminili di quei tempi non generavano parole che i vocabolaristi avvertirono subito come parole, diciamo, abbastanza banali e largamente usate. Prendendo la lettera S, non veniva fuori come parola abbastanza frequente sbottonare, sbucciare, sbuffare, scongelare, oppure, questi sono verbi sostantivi, sacchetto, salame. Bah, sarà una parola ben diffusa e nota agli italiani, salame, come lo sarà sbadiglio. Eppure queste parole risultavano, ovviamente nel corpo erano presenti, ma con un'incidenza statistica molto modesta, per cui si introdusse questa categoria dell'alta disponibilità e su questo si lavorò con una serie di test, tant'è vero che nella elaborazione attraverso i decenni di De Mauro e del suo gruppo, questo insieme di circa 2000 parole alta disponibilità è variato perché c'è stato un certo andirivieni. Uno dei punti che De Mauro mette in rilievo anche nelle pagine molto belle che aprono e chiudono il grande dizionario italiano dell'uso è un po' la stratificazione diacronica dell'italiano per quanto riguarda il vocabolario di base. Poi altri studiosi, vedete qui un grafico, hanno raffinato la cosa, ma l'idea di sostanza è che alla metà del 200 o al momento nel quale Dante scrive la commedia poetetta divina, il 60% circa delle parole del vocabolario fondamentale dell'italiano è già formato e alla fine del 300 siamo al 90% circa. Ovvero il vocabolario di base dell'italiano, e qui forse siamo in un punto di diversificazione rispetto ad altre grandi lingue europee, ricalca quello che era il vocabolario di base di Dante. Un'altra maniera per vedere la cosa è di vedere il lessico ereditato dal latino. La grande maggioranza dei lemmi fondamentali sono ereditati dal latino per tradizione diretta, nel complesso del vocabolario di base l'eredità latina è computata sul 52%. Se si va a vedere il gradit, che annovera circa 200.000 lemmi che salgono a circa 250.000 con le poliremmatiche, l'incidenza di parole direttamente derivate dal latino è di circa il 14%. Detto molto banalmente, se si prende anche una lingua come l'inglese, un vocabolario di 150.000 entrate lessicali ha una maggioranza di parole di origine variamente stratificata nel secolo di origine latina,
che quantitativamente è maggioritaria nell'inglese di oggi, ma se si prende ovviamente il vocabolario di base, basic English, le radici di base sono germaniche. Accanto alle, come sapete bene, le tre categorie a cui ho fatto cenno, le opere, diciamo, lessicografiche di De Mauro introducono queste altre marco d'uso: comune, tecnico-scientifico, letterario, esotismo, cioè in pratica parole straniere non acclimatate, non adattate, che mantengono la veste straniera, regionalismo, dialettismo, parola di basso uso, parola obsoleta. Qui apro una finestra però più operativa di possibile operazione didattica. Immagino che nel pubblico ci siano anche insegnanti dell'area pisana e dell'area lucchese, ma il discorso potrebbe estendersi. La cartina che avete rappresenta, diciamo, un piccolo campo lessicale, la coppia di termini che indicano nel terrazzamento, sul quale si coltivano gli olivi, le vigne, nelle ridenti colline toscane, indicano l'argine, il muretto di sostegno che ha trasformato una collina e un declivo in terrazzamento coltivabile, e la parte piana. Questa struttura, inutile dirlo, è la struttura dell'inferno dantesco se scendiamo e la struttura del purgatorio dantesco se saliamo. Grosso modo il sito dell'oltremondo dantesco in parte è fatto così. Allora, in un'inchiesta fatta una trentina di anni fa, nell'area pisana e lucchese dei Monti Pisani, si vede che, diciamo, questo piccolo campo lessicale è fatto di parole di diretta eredità latina. Per esempio nell'area di Calci, Montemagno, si chiama ripa l'argine e si chiama lenza la parte coltivabile. Ripa effettivamente è un termine usato da Dante in questo specifico termine tecnico. In sull'estremità ad un'altra ripa che faceva gran pietre rotte in cerchio. Commento del Buti: ripa è ogni tagliamento di terreno. Commento del Boccaccio: chiamano ripa gli argini che sopra le fosse si fanno. E anche questa parola lenza, che oggi in italiano come termine comune, marcato co, indica filo per pescare, ai tempi di Dante in Italia, in Toscana, ma anche in Corsica, in Italia meridionale, aveva prevalentemente un altro senso, perché data la base latina lintea, fascia di lino diventata lentea, questa fascia si sviluppa per significare la fascia di terra. E quindi nei documenti pisani, lucchesi, corsi, ma anche nelle situazioni linguistiche odierne, che trovano riscontro anche in Sicilia e in Calabria, lenza o forme simili è una striscia di terra coltivabile. Se si vede un'altra parte dell'area dei Monti Pisani, l'argine del terrazzamento si chiama grotto, e in questa stessa area grotta non significa anfratto, spelonca, caverna, ma significa roccia. È il senso che Dante dà alla parola grotta in un verso come andatevene su per questa grotta, non può essere una caverna. Andatevene su per questa grotta e andate su per questa roccia. Tant'è vero che il Buti commenta: per questa grotta, cioè per questa ripa. È chiara la sinonimia di questi due termini, come nel lessico agricolo odierno. Lo stesso Buti usa anche il termine grotto, il castello del limbo e così via, sta vicino a, sta in verlo grotto. E Pascoli, prelevando per i nuovi poemetti, canti di Castelvecchio, tante parole dall'uso lucchese, dall'uso della media Val di Serchio, usa grotto: sotto il re dei castani, su un grotto pieno di muschio si vede la viola, usa grotto in questi termini. Se si va a vedere oggi, queste parole sono marcate come letterarie o obsolete, perché giungono all'italiano di oggi, ma sono parole, diciamo, né caso di ripa e lenza di diretta eredità latina, nel caso di grotta con ogni probabilità di eredità prelatina,
Perché se anche poi c'è stato un incrocio con la grotta da greco cripte e così via, questa parola di base è quella che è la croda delle Alpi, delle Dolomiti, cioè la parete rocciosa, è un elemento prelatino, così come in questo lessico ci sono presenti anche elementi invece di impostazione di portati dai Longobardi. Nell'area lucchese, anche a San Giuliano e Asciano, i due termini che indicano l'argine e la piana nella quale si coltiva l'olivo o la vigna sono Poggio e Piano Brania. Nel lucchese, diciamo, nell'italiano regionale di Lucca, almeno per persone che hanno da 40 anni in su, Poggio continua a significare argine, cioè l'argine del cerchio a Lucca, se c'è qualcuno di Lucca lo potrà confermare, si chiama Poggio e non argine, mentre questa parola brania o braina è presumibilmente quel longobardo braida che poi si trova diffusissimo nella toponomastica del nord, che dà nome a cittadine come Bra o anche a zone oggi così importanti per la cultura italiana come quella di Brera di Milano, che erano zone, diciamo, a Prato. Allora, cosa dire su questo, senza insistere molto perché il tempo passa? Diciamo, era buona pratica far lavorare i ragazzi anche sul territorio, chiedere bimbi e bimbe delle scuole di andare a interrogare i nonni. A quel punto si possono produrre esperimenti didattici che fanno vedere un po' meglio com'è il processo reale, che nel vocabolario, diciamo, appare un po' astratto. Perché questa ripa, questa lenza, questo poggio sono parole che sono arrivate perlomeno al XX secolo per una tradizione, diciamo, continua dal latino, perché in area pisana e lucchese poggio voleva dire non piccola altura, ma voleva dire, diciamo, argine, e la base era quello stesso latino podium, che è un qualcosa di rialzato, no? Basilarmente. Alcune di queste parole hanno avuto l'onore del vocabolario se, nella misura in cui qualche letterato, Dante ieri o Pascoli un po' più vicino a noi, quasi oggi, l'ha usato. Ma, diciamo, questo brania o braina, che ha la stessa, diciamo, vecchia età, nessuno l'ha usato, Pascoli in questo caso non se ne è degnato, e sono parole che sono rimaste fuori. Allora, operazioni che possono combinare un lavoro sul territorio con un lavoro sul vocabolario e far vedere anche come, questo è un aspetto, sotto l'apparente continuità del vocabolario ci sia anche una mobilità. Certo, tanto gentile e tanto onesta pare sembra italiano, ma è un po' diverso. Per il valore semantico della parola gentile, per il valore semantico della parola onesta, nel mezzo del cammino di nostra vita, beh, lì non c'è molto da aggiungere o da cambiare. Però, diciamo, le tensioni all'interno del vocabolario ci sono state. Un altro approccio possibile è di vedere anche come, diciamo, in opere di larga diffusione possiamo trovare dinamismi che possono essere interessanti. Acciaio, un romanzo scritto da una studentessa universitaria, Silva Vallone, che è diventato per un po' un bestseller, riferita a Piombino e alle acciaierie di Piombino. Quella è una zona, Elba e Piombino, che dai tempi dei Romani e degli Etruschi è sempre stato un centro della metallurgia. Lo stesso nome Ilva, che ci arriva tutte le sere con i disastri di Taranto, non è che il nome latino dell'isola di Elba, che poi diede il nome a tante acciaierie. Bene, dato che la siderurgia moderna, il tipo di macchine, il tipo di tecnologia in Italia si è sviluppata sulla base di modelli francesi e inglesi, nell'Ottocento sono entrate nel lessico della siderurgia italiana parole francesi e inglesi. Allora, se un adolescente di oggi si legge, come tanti hanno fatto, la pagina 24 di Acciaio della Vallone, legge
che i camionisti aspettavano di caricare le barre, i blumi, le billette, davanti alle quali barre. Si capisce perché barra sbarra, non a caso marcata comune da De Mauro, è una realtà semanticamente accessibile. Blumo, billetta, se andiamo a cercarli nel gradit o nel vocabolario monovolume di De Mauro, sono marcati come tecnicismi della metallurgia che possono mantenere la forma inglese bloom oppure sono stati utilizzati. Questa è un'altra strada che potrebbe essere percorsa, ma qui non insisto perché concludo, diciamo, in 10 minuti, presentando invece un campione relativo alla scuola media e un tipo d'approccio che potrebbe essere qui oggetto anche di discussione, perché può essere interessante. Faccio riferimento a una tesi di laurea fatta nel 2000, quindi siamo quasi 15 anni fa, però con un campione abbastanza imponente di circa 600 temi di Pisa città, una scuola di Pisa città e una scuola di campagna. È stato fatto uno spoglio, il testo è stato digitalizzato di tutti questi 600 temi, è stato fatto uno spoglio lessicale utilizzando degli analizzatori automatici che consentono di assegnare automaticamente le marche di fondamentale, alto uso, tecnico, letterario, e quindi questi temi, queste macchine funzionano anche col colore, per cui si può colorare un testo di rosso, di blu e così via. Non insisto su questo, ma vi do il dato bruto. Diciamo, in questi 600 temi, sia nella città che nella campagna, un terzo, grosso modo, delle parole intese come lemme, poi si può fare il calcolo delle occorrenze, quante volte, però un terzo circa dei lemmi non fanno parte del vocabolario di base. E si vede che per quanto riguarda fondamentale, alto uso, alta disponibilità, i dati di Pisa città e di Buti quasi si sovrappongono. Si può ragionare però, prima che su quali siano le parole che compongono un 30% di vocabolario non di base in temi di ragazzi delle scuole medie dal 96 al 99, questo è l'arco, quali siano le parole o le aree semantico-lessicali del vocabolario di base che si presentano come deboli. E qui il lavoro è stato commisurato anche a indagini condotte a Roma e Milano da un gruppo di studiosi pure legati a De Mauro, che hanno costruito il cosiddetto glotto kit. E già in quelle indagini venivano fuori delle aree semantiche deboli. Debolissima è l'indagine relativa è l'area relativa alla vita istituzionale. Abbiamo fatto all'epoca, quindi a cavallo dell'anno 2000, altre tesi di laurea con un metodo diverso, utilizzando le liste di parole prese da questa per fare con ragazzi delle medie indagini con liste di parole e con domanda: conosci, non conosci, usi, non usi, qual è il significato? Cioè dei test di verifica. E in questi 600 temi, praticamente parole fondamentali come amministrazione, deputato, maresciallo, segretario, sindaco, tribunale, non figuravano mai. Alto uso, assessore, burocrazia, certificato, commissariato, funzionario, questura, votare, non figuravano mai. E vedremo tra un attimo che invece in altri campi della vita di oggi, questioni emergenti, e quindi non solo legate al quotidiano del muretto, ma a grandi problemi del paese e dell'Europa, in altri casi il vocabolario c'è. Altri punti invece, per esempio, un certo tipo di aggettivi, impermeabile, lucente, ruvido, solido, sottile, tiepido, erano assenti rispetto a indagini fatte altrove, dove anche la terminologia in termini sostantivi e aggettivi legate al corpo umano erano più deboli. In questo corpus si è presentato più forte.
Altre parole del vocabolario di base assenti, molti astratti, specie nei temi di Buti, animo, avvenire, coscienza, esistenza, grazia, teoria, virtù, molti termini, sia a Pisa che a Buti, non presenti in questo corpus, relativi aspetti della personalità, ambizione, ambizioso, bizzarro, ipocrisia, ipocrita, ironia, ironico, in qualche modo un mondo di sfumature del carattere evidentemente non è così presente al lessico. E poi certe forme, diciamo, di parole grammaticali, qualcuna però come dinanzi o come pertanto. Ecco, veniamo alle parole non incluse nel vocabolario di base. Allora, le parole dove i ragazzi avevano una ricchezza lessicale maggiore rispetto alle 7.000 parole di cui abbiamo detto. Bene, prendendo il caso dei temi di Pisa, una serie di voci che qui avete, archeologia, assolutismo, capitalismo, faraone, o demografico, fiordo, aeriforme, diametro, erbivo e altre, cioè una certa parte del lessico disciplinare era presente. Però, diciamo, le grandi correnti lessicali che portano materiale nuovo sono anzitutto il lessico innovativo e i forestierismi, che nel vocabolario di De Mauro continuano a essere marcati S. Però jeans è una, c'è poco da fare, è una parola del vocabolario fondamentale, perché è il capo di vestiario più usato in Italia. Allora è inutile continuare a considerare fondamentali parole che si sono viste, che di fatto sono un po' scomparse, e con queste tante altre. Qualcuno è più strano, ma CD, ma insomma, e via seguita. O anche tutto il lessico, e qui guardate che parliamo del 1997, del 1998, cioè parliamo di decenni fa, di lustri fa. Oggi la situazione sarà anche diversa, tant'è vero che, diciamo, De Mauro ha aggiunto ai Gradit due volumi di nuove parole dell'uso, però, come dire, l'impianto di quel vocabolario basato su, diciamo, un lavoro fatto negli anni 60 sconta ovviamente un forte cambiamento della situazione. Così come, mentre sindaci e assessori erano i grandi assenti da questi temi, migranti, migrazione, Serbia, Kosovo, all'epoca c'era la guerra nel Kosovo, ganzo, metallaro, metallica, queste sono tutte parole che ci sono. Allora, il sindaco non c'è, ma il kosovaro sì, ma il lanciarazzi sì, e lo stesso può accadere oggi. Allora, il punto, e su questo concludo, così staremo anche nei tempi, è che io vi ho parlato, in questa ultima parte del mio intervento, di lavori fatti con tesi di laurea. Ne abbiamo fatto un certo gruppo e indagini fatte per esempio nell'area della Val di Nievole, Montecatini e Pescia, e nell'area anche della Toscana nord-occidentale di Massa, all'epoca hanno dato un po' risultati paragonabili, lessico istituzionale e un certo tipo di dimensione molto debole, le nuove tecnologie, il mondo dei media, i forestierismi, con però quella reattività dell'italiano che dicevo molto forti. Ora, il punto è se su queste, qui nella discussione spero che ne possiamo, diciamo, parlare, c'è la possibilità, la volontà, l'interesse di compiere delle esperienze, perché operazioni di questo tipo è abbastanza facile, se organizzate per tempo, farle, cioè raccogliere, diciamo, temi, sottoporli a questi analizzatori elettronici. Proprio sulla onda del lavoro di De Mauro sono stati fatti anche dei software che danno certi indici di leggibilità e così via ai singoli testi, e su questo, diciamo, lavorare i ragazzi che con i computer e con i software se la sbrogliano egregiamente un po' come protagonisti, cioè dare a loro un po' la parola ad un approccio anche più tecnologico al mondo del vocabolario, con banche dati e possibilità di indagine di carattere elettronico. Ora,
diciamo, un lavoro di questo tipo, noi lo incoraggiavamo come professori di università, le nostre studentesse, i nostri studenti, perché ci dava anche elementi di riflessione sull'andamento dell'italiano. Però dal foro interno, diciamo, della scuola potrebbe essere un lavoro un po' interessante per monitorare in maniera massiccia cose che ogni singolo insegnante avverte. Però qui ditemi voi, sarei ben lieto di essere clamorosamente smentito, sulla base, diciamo, del rapporto personale o di gruppo con singoli temi, ma invece un lavoro fatto nella scuola media, per quella che è la scuola media, anche nella scuola superiore, per quello che è la scuola superiore, fatto e costruito da gruppi di insegnanti con un coinvolgimento diretto dei ragazzi, potrebbe essere di grande rilievo. Darebbe, noi ne saremmo ben lieti, Roberta Cella, tutti i colleghi e io che vi parlo, tanto materiale per riflettere, ma darebbe forse uno strumento di lavoro anche all'interno della scuola. Grazie per l'attenzione.